Ladies and gentlemen, Brothers Going Down to Bike Show. It's not only a show. Amici di Bike Show, benvenuti a questa nuova puntata, una puntata di Bike Show speciale perché è partito il Giro d'Italia e qui con me è Marco Cannone. Ciao Marco. Ciao Danilo, ciao a tutti. Quindi parliamo di ciclismo, ma parliamo del nostro Giro d'Italia, la nostra corsa a livello mondiale, il Giro. È la gara, per noi italiani è la gara più attesa, no? E quindi di conseguenza è il momento giusto, il momento propizio per parlare del Giro d'Italia. Cioè, no. Lo attendiamo sempre molto con ansia. Bene, noi andiamo in onda che siamo alla quarta tappa, quindi quattro tappe che hanno sorpreso, possiamo dire anche con cose, si danno delle cose scontate, poi invece ci sono delle sorprese, però con dei finali entusiasmanti. Il Giro d'Italia che diciamo che hanno torto sugli assenti, ma chi c'è presente questo, ragazzi, sta dando spettacolo. Questo, sai Danilo, è da dire, no? Insomma, chi è assente ha sempre torto, cioè questa è la verità. Coi se e coi ma, io ho vinto 25 volte il Super Enalotto, quindi non 25 volte il Giro d'Italia, 25 volte il Super Enalotto, e sì, l'assente ha sempre torto. Diciamo che ci stiamo divertendo, questo è da dire, ci stiamo divertendo con delle azioni che non ci aspettavamo, nel senso, le volevi ma non te le aspettavi, perché dici, ci hanno preso il contropiede, non è che puoi fare subito così alla prima tappa addirittura, alla seconda spettacolo, no, quindi dove dici caspita, alla terza anche, la terza adesso anche. Poi parliamo di questa meravigliosa vittoria, però insomma non, oddio, lo vorresti da una parte, ma non te lo aspetti, perché comunque è una gara lunga, 3 settimane, dove sappiamo benissimo che la terza settimana è quella fondamentale, devi arrivare anche con un carico di energie, no? Quindi magari non ti aspetti, se mi passi il termine, uno spreco di energie, quando può anche non servire, però il bello è questo, ma no? Partiamo, Marco, sei d'accordo? Partiamo dalla prima tappa, da quando è iniziato il Giro d'Italia, man mano, quindi seguiamo questa prima parte, parliamo della prima tappa. Allora, Venaria Reale, che è già stato luogo negli ultimi, penso, 15 anni di varie partenze, molto spettacolare, bellissima location, una cartolina, credo, unica, che si presenta anche a livello mondiale, perché il Giro d'Italia lo vedono in tutto il mondo, e Venaria Reale, Torino. Non cronometro, ma tappa. Tappa corta. Con Superga. 135 km. Secondo me qualche duro l'ha classificata velocisti, l'aveva classificata. Velocisti no. Però sai, il Superga, per le classiche, potevi dire lo fai abbastanza tranquillo. Il problema non è stato neanche il Colle della Maddalena, ma l'ultimo strappettino all'interno di Torino, no? Sembra messo apposta lì, quel dentello, che ha fatto male, e abbiamo già visto le prime schermaglie, no? Abbiamo visto Tadej Pogacar che bam, ha dato subito uno scossone così, nonostante fosse caduto qualche chilometro prima, no? Ah no, scusami, è caduto la seconda tappa, perdona, ho sbagliato, scusate. Però arriviamo dopo lì. Comunque dicevo, super attivo Tadej Pogacar e voleva prendere la maglia, non ha fatto i conti con gli altri due, no? Maximilian Schachmann e Narváez, che oggettivamente hanno fatto il loro, cioè nel senso, sono stati
fatti a ruota, giustamente. Beh, ma lui anche perché bisognava avere le gambe per poterlo passare. Narváez l'ha tenuto, è stato l'unico che riusciva a tenere bravo, veramente. È stato bravo. Io non pensavo lo tenesse perché la verità sono saltati tutti. Lui fa male. Quando perché poi la prova, ne parleremo nella terza parte, perché la prova veramente che lui fa male l'ha data nella tappa vinta a Merlier. Lì secondo me ha fatto veramente male. Però ecco, questa prima tappa ha fatto il vuoto su quelli di classifica, ha fatto saltare già degli uomini di classifica, perché Bardet è andato in crisi, altri sono andati in crisi. Sì. È andato fortissimo Ganna, perché attenzione, Ganna ha fatto quinto, è arrivato con Geraint Thomas. Secondo me Geraint Thomas ha una grande gamba, in grandi condizioni, e attenzione perché lui comunque è un diesel, è un... Sì. E rispondere su questi, rispondere su queste tappe che non sono adatte a lui fa pensare, No. sicuramente fa pensare. Il mio personale punto di vista, tra Geraint Thomas e Tadej Pogacar ci sono quasi 10 anni di differenza, 8 forse, no, o qualcosa di più, ecco, 10 belle vole, e penso. Sai, classe tutte e due indiscutibile, uno ha vinto il Tour de France, ha vinto Olimpiadi, ha vinto Mondiali su pista, quindi classe cristallina, però sai, 10 anni sono 10 anni, forse anche qualcosa in più, e i tempi di recupero forse quello sono fondamentali. Sai, un ragazzo giovane come Pogacar comunque sia è nel pieno della sua forma fisica, nel pieno anche della sua maturazione atletica, perché sai, l'atleta fino ai 30 anni matura, quindi lui è nel pieno della sua maturazione atletica e risponde anche agli sforzi, risponde a quello che fa con un altro modo. E lui, sì, lui, ho letto le dichiarazioni, dice: io mi diverto. È un po' come quando noi andavamo da ragazzi, no, facevi la volata al cartello, e lui fa questi attacchi per creare un po' di scompiglio, ma è quello che piace, nel ciclismo è questo quello che piace. Non ha paura. Sta bene, si diverte, sa come si vince un grande giro, perché ha vinto 2 Tour de France, e 2 Tour de France non li vinci se non ti sai gestire a caso così. Però anche in quelle, nelle gare che ha sempre vinto, lui ha sempre azzardato, nel senso, per noi, perché per noi quando vediamo, forse eravamo abituati anche a un ciclismo che ci aveva un po' annoiato, statico, ecco, invece con l'arrivo invece lui crea dinamismo, lui, Van Der Poel, questi corridori ci hanno ribaltato in questi anni, da riaccendere la passione, l'entusiasmo, la gente. Io comincio a sentire la gente che prima non riseguiva più il ciclismo, un effetto, beh, insomma, di avvicinarsi. È da dire una cosa oggi, al di là che comunque se dovessimo guardare i grandi giri, no, il Tour de France, sono due pari, Vingegaard e Tadej Pogacar. Non me ne voglia Vingegaard, per carità, un grandissimo atleta, campione, fuori classe, però Tadej Pogacar ha un qualcosa in più, ma non a livello fisico, a livello di spettacolo, a livello proprio di leadership, no? È un emblema del ciclismo, è sempre sorridente, fa le battute, è più personaggio, e in Italia l'abbiamo cercato e voluto per diverso tempo, RCS gli ha fatto il filo per parecchi anni, quest'anno appunto ha deciso di partecipare e partecipa a tutti gli effetti, cioè non è che corre, lui è una parte attiva del Giro d'Italia insieme a tutti gli altri, sia chiaro. Sì. Cioè non è che esiste Tadej Pogacar e il resto non esiste, no, però lui, intendo dire, impreziosisce ancora di più, no, la tutti gara, gli altri tutto, partecipanti, certo. e la gara stessa, abbiamo visto anche Narváez, il fatto che ha battuto anche Narváez, che ha detto: ho battuto il più forte, esatto, il numero uno. È così. Quindi sai, ogni azione dove è presente è sempre sul chi va là, e insomma, e Geraint Thomas poi comunque ha capito che deve stare lì vicino, non troppo lontano, se vuole giocarsela e difendere la cosa. Una prima tappa, diciamo, che è partita a bomba, partita subito con questo entusiasmo, forse gli organizzatori, chi ha fatto il percorso, e anche Taddei e qualche d'un altro se l'aspettavano, nel senso, avevano pensato questa cosa, nel senso di dare subito, perché voleva attaccare anche il record di Bugno,
dal primo all'ultimo giorno, io testimone presente. 1990 di quel giro, dove Gianni veramente andava forte forte, è arrivato veramente in condizioni di forma e dal primo giorno ha dominato. E quindi Taddei, l'impressione che ho di Taddei è che in casa abbia una lavagna con su tutte le gare così, vinta, con l'X, record, con l'X, sì, con l'X. Che mette, cioè, sì. Lui vuole entrare nella storia proprio di, c'è già, voglio dire, quindi non è quello. Ma vuole lasciare un segno veramente pesante, nel senso di dire, sì, Max, ma sai, Max in altri tempi è difficile, sì, raggiungerlo, il, nel no, senso, ma sai, vittoria, il però, mio, come prestigio, sì, ovviamente, no, Max è irraggiungibile, assolutamente, ma nessuno 300, al mondo 300, ce la farà. 300 ma... passa gare, 500 con tutti i circuiti. Esatto. Possibile. Io, secondo me, la parte importante però che deve fare attenzione Pogacar, Taddei, è di non cannibalizzare il ciclismo, no? Perché poi diventa, non diventa più bello, diventa quasi scontato. Mi spiego cosa voglio dire? Sì, sì. Cioè, oggi come oggi è bello vedere l'uno contro uno, è bello vedere la suspense, sapere che c'è alla gara Taddei Pogacar e correre per il secondo o per il terzo posto non è bello, no? Quindi, secondo il mio punto di vista, la parte più difficile per un fuoriclasse come lui è proprio quella di fare attenzione a non monopolizzare ogni singola gara. Certo. Quindi, se mi passi il termine, lasciare le gare un po' più aperte. E tenere il rispetto, comunque mantenere il rispetto tra i, certo, corridori, certo, così. Perché sai, io per dirti adesso, se la tappa... avere una gran squadra veramente, esatto, no. Sì. cosa che onestamente parlando questa prima parte manca un po', e no, sai, anche la prima tappa, no? Ha portato i corridori forse sbagliati, ma questo io non mi permetto di giudicare. Me è una domanda, io faccio la domanda, non è... no, non mi permetto di poi giudicare. Mauro ha fatto una domanda, ciao Mauro, salutiamo. No, non è, no, non posso permettermi di giudicare gli atleti che sono tutti grandi campioni, però magari la condotta di gara, qualche accorgimento per non utilizzare troppo i propri compagni, che gli possono servire soprattutto la terza settimana. Bene, noi adesso andiamo in una pausa in questa prima parte, poi continuiamo con lo speciale Giro d'Italia. Attenzione, abbiamo anche il nostro Garibaldi che non può mancare, perché dopo spieghiamo anche Garibaldi, perché mica tutti lo conoscono. No, certo. Chi è più sfegatato sì, ma gli altri magari non lo conoscono. Ci vediamo dopo. Ciao a tutti! Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. Bene, bentornati in trasmissione. Allora, qui con Marco Cannone, con me. Parliamo di Giro d'Italia, continuiamo. Abbiamo visto la prima tappa. Maglia rosa Narvaez, Ineos, una grande Ineos nella prima tappa, perché quinto Ganna, sesto Geraint Thomas, un Ganna che ha sorpreso, se guardiamo, perché con la strappata che ha dato Taddei ha fatto male veramente a tanti, quindi qua dimostra di avere una gran gamba. Seconda tappa, partenza da San Francesco al Campo, in pista, tutto terreno. Anche loro. Di Ganna in compagnia. Ah sì, no? Ah certo. Partenza da San Francesco al Campo, arrivo Europa, arrivo già storico, entrato nella storia per Marco Pantani. Quella giornata io ogni volta che rivedo, credo che rivedere certe immagini a volte ti viene la pelle d'oca ogni volta, perché non stanca, non è, cioè sono quelle cose che quando lo vedi ti emoziona sempre. Sono pagine indelebili della storia del ciclismo mondiale, avvenute in Italia da un italiano,
E come l'ha vinta poi? E come l'ha vinta, sai, il personaggio, Marco Pantani, punto. Perché, tra l'altro, Marco, quando io c'ero nel 2017, che ha vinto Dumoulin, ha vinto su Europa, quando ha vinto il Giro d'Italia, e non c'era stato lo stesso confronto, lo stesso rapporto, forse tipologia anche di corridori diversi, poi caso vuole anche foratura ruota anteriore, caduta, ha commesso un errore lì, un piccolo errore l'ha commesso, sì, nel cercare di girare, doveva forse fermarsi proprio subito perché era proprio a terra la gomma, comunque può capitare, e poi tutti in quel momento lì si è accesa la luce Marco Pantani, perché ha rivisto tutti i film. Allora, sai, l'abbiamo... Non è uguale, ma... L'abbiamo detto nel 10 minuti fa, no? Tadej Pogacar è un simbolo. È un simbolo. E pur non essendo italiani, a tanti italiani, alla maggior parte degli italiani... Piace e riconduce un po' a vecchio Marco Pantani, no? Per il modo di attaccare in salita, per il modo di andare, per come fa la differenza. Poi sai, io ci metto un altro in mezzo anche, Contador. Contador, beh certo, stai parlando di quella classe. In mezzo. Nibali. In Italia il post Marco Pantani si chiama Vincenzo Nibali. Sì, italiano sì, sicuro. No? Quindi, Vincenzo... Però anche Nibali... Purtroppo, per fortuna, perché poi sai, quando tu ti scontri con un grandissimo campione è un purtroppo, ma è anche un per fortuna, perché quando poi vinci ti elevi ancora di più, no? Quindi Nibali ha avuto Contador, e Pogacar c'ha Vingegaard e quanti altri, Roglic e quant'altro, però rispetto ai suoi colleghi fuori classe ha un qualcosa in più di personalità, e all'italiano piace questo, no? E non a caso, cioè, aveva un tifo da stadio. Sì, perché a volte, esempio, abbiamo visto negli anni, credo bene, negli ultimi anni, a parte magari Nibali così, perché Vincenzo come Contador, quando proprio compagno di squadra faceva l'ultima trainata, poi partiva. A volte invece abbiamo visto che faceva la trainata e poi si fermavano tutti a guardarsi. Cioè, Lui non manca, quando si sposta il compagno, appena vede via libera, parte. Sì, sai, ripeto, sicuramente hanno delle caratteristiche diverse, no? E pur essendo i giocatori che hai menzionato, pur essendo scalatori, hanno una qualità diversa di essere scalatore, capisci? Quindi, però, cioè, ci ricordiamo tutti, Vincenzo Nibali era anche un cronoman, no? All'inizio della sua carriera era anche un cronoman. Quindi, ti dico, sono tipologie diverse, però Tadej, quello che c'è da dire, la verità, è che entusiasma, e sull'arrivo di Europa, rispetto a Tom Dumoulin, che non me ne voglia, cioè assolutamente non ci abbiamo niente da spartire, un po' più freddo, sì, meno, no? Spettacolo. Meno carisma, meno carattere, meno leadership... Qui abbiamo ritrovato un ragazzo giovane col ciuffetto che esce dal casco, sai, è un po', fuori. Sì, è un Garibaldino. Po', sì, è un corridore, anche se ha lo stile, ha un bello stile, no, fuori discussione, no, ma intendo dire sì, che sì. Sai, c'è il ciuffettino, quindi è un po' così, no, è un ragazzotto che tutti vorrebbero avere come amico, andare fuori a cena a discutere, parlare di ciclismo o chissà di cos'altro, e, perché sembra proprio un ragazzo, e lì ha dominato, ha controllato, secondo me lui proprio partito, ha preso il suo vantaggio, poi ha controllato. Mi viene un pochino da ridere su alcune cose che ha perso, non ha, sì, ho letto anch'io, non ha spostato il computerino, io ho detto vabbè, però dall'ammiraglio gli posso comunicare tutto. Quindi... sai, anche quella cosa lì, per carità, ognuno ha le proprie vedute, qualcuno ha detto è andato, lui mena così perché non utilizza i vari sensori potenti, no, non è vero, anzi lui è uno molto metodico, è molto metodico, e la sua duttilità è proprio questa, che non sta lì a pensare caspita non ho misuratore di potenza, non riesco a controllarmi, si sa gestire, perché quello è un in più,
ok, che lo aiuta chiaramente negli allenamenti e nelle gare, però se dovesse rompersi o in questo caso questa scivolata ha cambiato bici di fretta, non ha tirato via l'apparecchio per rimetterlo sulla bici diciamo nuova, va bene lo stesso, è andato a sensazioni, anzi può essere che magari col misuratore di potenza prendeva 10 secondi in più oppure magari 10 secondi in meno perché si salvava un po' di più, certo, la gamba, ma si sa gestire a venire, ma è un fuoriclasse, si sa gestire tranquillamente con o senza misuratore. Gli avversari, allora beh, Narvaez, io non ci ho creduto, nel senso, perché ho visto che Narvaez è più corridore, non da grandi giri, ma corridore più da classiche, diciamo. Da classiche, da medio giri. Sì, perché ho visto che i risultati suoi sono stati più continui, più migliori quelli con le classiche. Ma poi caratteristiche diverse, anche lì sicuramente lo ritroveremo Narvaez nelle prossime tappe, certo, nelle prossime settimane, come protagonista, non su una salita lunga. Su una salita lunga lui è penalizzato, è predisposto a un'attitudine anche più veloce, no? Abbiamo visto che Pogačar fa anche le volate di gruppo, certo, quando ha voglia, e ha vinto in maniera netta Narvaez, quindi due caratteristiche diverse, però l'unico avversario che ha oggi sul campo in questo esatto momento è Geraint Thomas. Io pensavo qualcosa meglio da parte di Heuvelbroeks, devo essere sincero. Vediamo, le tre settimane sono lunghissime. Allora, bene, Europa è andato bene, molto bene, Lorenzo Fortunato, bravissimo, un quarto veramente bello. Quarto. Lorenzo tra l'altro in salita va forte lui, quindi è un risultato importante perché lui ha vinto Zoncolano, l'ha vinto lui. Sì. E, però era in fuga lì. Esatto, sì, sempre con questo alibi, ecco. Ma era in una fuga da lontano. Invece qui sa, sopra. Invece qui deve tra l'altro arrivare sul Zoncolano. Esatto. Quindi qui sta invece cercando di mostrare per magari anche per una top 10 proprio una classifica. Ma io credo che Lorenzo Fortunato, dove Tiberi invece ha perso. Tiberi io pensavo, dopo la prima tappa, no, che era di protagonista, pensavo di poterlo vedere a Europa, e invece purtroppo no. Ma ha avuto un problema anche, non lo so, perché non ho verificato bene, però sentivo qualche nome diceva che è arrivato all'arrivo a Europa non con la sua bicicletta, ma con un'altra bici, può aver avuto magari un problema, aver perso un po' di più di quello che magari, perché magari avrebbe perso un minuto, invece so che ha perso 2 minuti e mezzo, se non sbaglio. Europa. Sai, comunque 2 minuti e mezzo alla seconda tappa, anche a livello psicologico, possono pesare. Sai, perdo 2 minuti e mezzo da Narvaez che prende la maglia rosa, o che è la maglia rosa, prendo 1 minuto da Pogačar, invece preso due minuti e mezzo è tanto. Invece Fortunato è partito bene. Fortunato è andato molto forte e ti dico, secondo me se si gestisce bene, perché ripeto, l'abbiamo detto più volte, la terza settimana è quella più critica, no? Più decisiva, più critica, più dura, come tutte le cose. Quindi al mio punto di vista, se si sa gestire bene nelle prossime tappe, possiamo, podio faccio fatica, ma in una top 5 ci potrebbe pensare. Quindi Lorenzo, mi raccomando, vai forte, perché ho vinto il suo body quest'inverno. Ah, davvero? Sì, ho vinto alla festa di Tizza, okay, del Fans Club di Marco Tizza. Nel sorteggio ho vinto il body di Lorenzo Fortunato, quindi sei stato fortunato a vincere il body di Bravo. Fortunato. Bravo, Lorenzo, vai forte, così vengo a farlo autografare. Se proprio dobbiamo dirlo, allora io invece ho vinto la maglia di Tadej Pogačar. Se dobbiamo proprio dirlo. Ragazzi. Io ho vinto quello di italiano, dai. No, parte di scherzi. Comunque, italiani che si stanno comunque comportando bene, anche Conci, ci sono Fiorelli, ci sono tanti ragazzi che sono partiti. Ma sai, l'Italia. Ballerini oggi l'abbiamo visto, poi sì. Tagliamo, oggi si è riaffacciato allo sprint. Molto bene, tra le altre cose, lo sprint è un sprint bello interessante. No, oggi era tosto, quindi secondo me la top 10 veramente bravi tutti, perché sì. Ragazzi, avevo una paura io che questo pericolo, sai, vengono giù dal capo, arrivano giù a 90 all'ora. Poi lì non tiri i freni, tutto dritto, no. Senza tirare i freni. Lì poi ne parliamo nell'ultima parte, però ecco, italiani che comunque sono partiti bene, sì. Piccolo, Conci. Piccolo con una bella fuga, solitaria, tra l'altro appunto, il suo sogno ha detto era puntare Europa, la sede Europa in fuga, addirittura l'ha puntata in solitaria, quindi
e lì ha sgasato dietro, ha sgasato Ganna, ha sgasato per la squadra, avevano la maglia rosa. Beh, anche, corretto, anche un po', così. Magari se va un po' più piano, tipo, gli scherzi. No, d'altra parte corrono in squadre diverse, quindi vabbè, ma è normale. Noi molte volte guardiamo italiani, però dobbiamo capire anche che corrono in aziende, in squadre. Aziende, società, bravo, hai detto la parola giusta, aziende, perché una squadra, World Tour, un team World Tour, si parla di aziende, quindi insomma, ognuno deve fare il proprio lavoro. C'è da fare quello. Bene, noi diamo un'altra pausa, ci rivediamo tra poco, sempre con Marco e col Giro d'Italia. Ciao a tutti! Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show.